Mi raccomando. Cosa? 10.000 like. Ok. Scrivete qui sotto voi nei commenti che video volete. Con noi due? Sì, decidono okay. loro. 10.000 like, un altro video con me e Luca e decidete voi cosa faremo. Mi piace. Oddio. Affare fatto, stringi. Buongiorno Sam, ti sto aspettando, io ti avevo detto che davo un attimo al centro estetico perché devo stare tutto il giorno con te, quindi devo sembrare un principe. Ti avviso quando finisco, intanto sto qui a farmi coccolare. E adesso un bel massaggino alla schiena, perché Alice mi ha detto che c'ho i punti neri anche sulla schiena, quindi toglieremo i punti neri sulla schiena oggi, relax, poi tanto devo pensare dove portarti a mangiare, tanto paghi tu, a posto. Sono super mega in ritardo, ho abbandonato poverino Luca così a casa sua, ha finito di fare il trattamento a quanto pare, perché non trovavo le chiavi della macchina. Dove erano le chiavi della macchina? Nel solito posto all'ingresso. Ora però dobbiamo trovare la macchina. Ma un GPS? Devo prendere un GPS per l'auto, perché sennò qua... Eccola la mia macchina, l'unica parcheggiata male. Incredibile. Ragazzi, è arrivato Luca. Ma che cacchio c'ha in mano? Luca? Ciao. Ma che cosa c'ha in mano? Un po' di cose. Dove le metto? Qua. Devo... Ma è rotto. Lo so che è rotto. Lascia... Ma è rotto. È rotto. Ma con tutti i soldi che fai, ma scusa, aspettila! Neanche... Ma fighi, ma nelle paludi è stata sta macchina. Non voglio sapere cosa ci fai con sta macchina. Luca! Guarda. La tua macchina è nuova, che talono! Oh, finalmente! Allora. Allora. Sai dove ti porto a mangiare? Anzi, sai dove mi faccio portare a mangiare? No, infatti mi ha messo il navigatore ma non so dove stiamo andando. Già che a 20 minuti da qua, non ne parliamo, eh. Il sushi più buono. Sushi. Sempre, tu... Luca, sempre sushi. Sei fatto di nigiri e involtini tu, eh. Luca! Vediamo se... No, non c'è muco su... Dai, Luca, che no, schifo. Allora... No, che schifo. Andiamo al sushi. Andiamo al sushi. Poi? Andiamo al sushi, poi te lo dico. Ok, va bene. Allora, siamo arrivati. Il posto è fighissimo e lui dice che è il migliore. E mi fido, vediamo. Ho appena ordinato questa cosa che non so che cosa sia, pensando fosse quella di Luca, invece no. Comunque sta arrivando il sushi. Manca poco. Ho appena ordinato questo che non so che cosa sia. Ah, aspetta un attimo. Matteo, ne saluta. Aspetta. Saluta il video di Samara. Ciao a tutti. Ciao. Bene, adesso il numero di Matteo è visibile. No, non è vero. Allora, abbiamo finito il primo giro e Luca sta ordinando ancora. Così sembra un ciccione, cioè... Prendo giusto due robe, ma niente di serio. Adesso vediamo giusto le due robe che arriveranno. No, davvero, tu vuoi qualcosa? Adesso guardo. Sì, penso che sì. Allora, è arrivato il momento di pagare? No. Luca, facciamo il giochino del dito. Se esci tu, paghi tu. Se esco io, pago io. Ti prego, eh. 3, 2, 1... Prego. Dai, via. E paga via, Luca. Via. Ma è giusto così, Luca, eh? L'uomo deve pagare. Bravo. Sei contento? Dai, che sei più di soldi, finisci, dai. No, prendiamo, ti prendo due biscotti della frittura. No, me lo scelgo io. No, se prendi questo. Dai. Aspettate che sta pagando. Sì. Oh, bravo Luca. Vai Luca, pesce. Questo, fidati di me. Allora, adesso è il momento di scoprire che cosa c'è scritto dentro i nostri biscotti della fortuna. A parte che te l'ho scelto io, quindi sicuramente sarà fortunato. Adesso facciamo un TikTok sul profilo di Luca e poi ve lo metto subito dopo. E scopriremo cosa c'è all'interno. Io non ci credo a queste cose. Vediamo se funziona. No, abbiamo le prove adesso. Niente, ci credo. Però, allora. Vai. Perché c'è una sveglia impossibile? Vi lascio il video adesso. Allora, la nostra sorte, come al solito, è stata crudele e brutta. Il mio bigliettino non ne parliamo. Quello di Luca, bello. Sì. Ma vabbè, è vero. Ora, dove mi porti? Cosa facciamo? Ora? Sai che sono entrato prima con una ruota in macchina? Oddio. Andiamo a casa tua. È
casa mia? Sì. Con la ruota? Con la ruota. Ma fare cosa, Luca? Ho in mente un video. Andiamo a casa mia. Allora, siamo arrivati a casa e Luca mi ha detto di portare queste cose su. Io so già che mi farà registrare uno dei suoi video dove devo fare delle cose strane. Scherzo, verità, prova fisica. Io non faccio nessuna prova fisica. Luca! Sto cagando! Poi Luca decide, ma cosa deve decidere? Non ho capito. Togli un vestito. Che vestito devo togliere che sono così? Vabbè, sarà divertente. Corona! Luchino! Tieni. È verba? Sì. Allora, dopo devo indovinare chi sono questi. Allora, Luca mi ha dato il suo libro, che è questo qui, che è uscito da quanto? Due settimane. Due settimane? Fa. Allora, prima leggo, mi ha fatto la dedica. Ok, ora leggiamo la dedica. E poi indovino chi sono questi personaggi. Vai. Allora, leggo la dedica. Mamma mia, che scrittura. Bella, eh? Per Sam, sei una vera amica, so che posso contare sempre su di te. Spaccherai il mondo perché sei la forza della natura. Ti voglio bene, tento loro. Amore mio. Anch'io. Oh, finalmente me l'hai dato, eh. Questo tuo padre? Sì. Valentino Rossi? Sì. Alan? Sì. Tennis? Tennis, chi è? Skinner. Djokovic. Poi? Oh, lui. Messi? Sì. Lui? Non è un calciatore questo. Del Piero. Questo è Tony, non lo puoi mai sapere. Lui è un pilota di Formula 1. Quello bello non è Hamilton. Come? Hamilton. E ultimo non lo saprai mai perché è di basket. Non lo so chi sia. Steph Curry. E Luca. Che carina, grazie. Ok, immagino che stiamo facendo un video YouTube per il tuo canale. Ci manca. Non lo sai, vero, che non farò assolutamente la prova fisica? Perché uscirà a te? Vedremo. Ok. Guardate che carino. Che si impegna. Io mi sono alta come... Sono alta come la ruota. Abbiamo finito di registrare il video, adesso vi lasceremo qualche clip. Ah, ti devi appendere, come solo tu sai fare. Se viene giù la trave, però... Sì, ma parla che è tutto sporco, non c'è... Uno! Ma non riesco a prendere... La mia vendetta. Non è la tua vendetta. 10 piegamenti qua. Non fare. Perché io so fare le trazioni. Sì. Prego, vai. Oh, Luca, non ce la faccio. Prego. Mi scivolano i piedi. Prego. Adesso mi faccio male, tu sei una persona finita, te lo dico. Aspetta, devo ragionare. Uno. Aspetta. Fammi respirare, Luca, sto per morire. Uno. Due. E adesso, occhio, Luca, mamma mia. Adesso? Sali sul marciapiede, per favore. Adesso mi porti con te dove? In radio. In radio. Io ho un programma super figo. E ora lo scopo. Ma non è aperto. Siamo anche in ritardo, tra l'altro. Quindi dobbiamo muoverci. Siamo arrivati in radio da Luca. Qua abbiamo Noemi, la nostra Ele. Perché stavate correndo? Stavamo correndo perché voi vi dimenticate sempre di Luca. Ciao, Fede, mi vedi. Allora, dove ne vai? E lì c'è Luca! Dove? Ma perché Samara ancora qua? Ciao, ho detto Luna! No, Luca, dai, Luca, basta! Non c'ho più. Vabbè, diciamo, allora, Luca, di non chiamarmi così. Ora allora, dovrò aspettare 2 ore, Luca. Ma, vabbè. Abbiamo Luca che sta vedendo i video di suo papà che è alla Games Week e lui è... Ecco, Roby, no. Roby Capo Show, pronto a debuttare! Con la prof! Ma cosa fa? No, andiamo, cosa fa mio papà con la prof del corsi? Andiamo a giocare a calcio oggi, sono qua per una lezione di italiano con la professoressa Elisa. Se io voglio dire amore, come faccio? Amore. Non l'avevo vista. Allora, la trasmissione di Luca dura 2 ore, è buio. E mi sto tagliando, raga. Mi sto tagliando, aiutatemi. Ho condotto un programma.
programma televisivo. Ho avuto l'onore di lavorare con il conduttore più amato da tutti gli italiani, che è Paolo Bonolis, in un programma tutto mio insieme a un altro ragazzo che si chiama Timo. Questo programma si chiama Aspettando Ciao Darwin e sarà in onda, la prima puntata, oggi alle 21.35 su Mediaset Infinity. Prima di Ciao Darwin. È stato veramente emozionante, mi ricordo ancora la prima volta che sono entrata negli studi di Ciao Darwin. 10 anni fa lo guardavo con la mia famiglia sul divano. Però non mi sembra vero che sono riuscita a condurre un programma prima di Ciao Darwin. Cioè, volevo ringraziare anche voi perché abbiamo iniziato tutto insieme, nel bene, nel male, in qualsiasi occasione. E quindi sono felice di condividere questo primo grande e importante traguardo. Andate a vedervi la puntata e fatemi sapere come vi sembro. E sono emozionata. Vai, va. Attenzione, please, c'è del pesto qui. Ragazzi, abbiamo il pesto. Abbiamo... Ho svuotato la vescica, sto arrivando. Mamma mia. Luca, abbiamo delle opzioni varie. Allora, o facciamo la carbonara, uova e guanciale. Non sono capace. È inutile. Lui, dobbiamo sbattere l'uovo. Cosa bisogna sbattere? L'uovo. Ok. E mettere questi qua nella padella e farli croccanti. Fine. Non sono capace. O abbiamo delle zuppe. No, la zuppa. Ordiniamo? No, Luca, non ordiniamo. Oppure abbiamo il pesto già pronto. Oppure abbiamo il sugo già pronto. Oppure il ragù già pronto. Oppure facciamo la carbonara. Fai la io carbonara, e te. Vai. Non lo facciamo insieme. Dai, Lu, ti prego, dobbiamo sbattere le uova e mettere il guanciale nella padella. Chiamami mio papà, gli chiedo cosa dobbiamo fare. Se è fattibile lo facciamo, se no ragù. Pesto? Sì, ho voglia di pasta al pesto. Allora mangiamoci la pasta al pesto e basta. Basta. Abbiamo deciso, pasta al pesto. Ragazzi, perché io e Luca siamo due incompetenti. Per me cucina lì. Ma infatti, meno... non va bene. Mamma mia, meno male ho trovato una donna di casa. Se trovavo una donna come te, ordinate. Oh! Come ti permetti? Luca, io so fare altre cose, ok? Tipo pulire. Anche Alice. Quindi. Mettiamo il sale, raga. Il sale, ragazzi. Così va bene? Sei matta? Vabbè, ormai l'hai messo. Così va bene, non mi va neanche. Ma sei matta perché è poco? No, non è tanto. No, secondo me non è tanto. Siamo in due. Poi, pasta va bene, Armando? Beh, pasta Armando mi piace. Oh, quella grossa. Armando come? Maradona. Che bello! Metti anche di qua. Perfetto. Basta. Perfetto. Perché poi si gonfia. Infatti se ne tanta. No, è top. Meno se l'avanzi, la mangio io. Va bene. Aspetta. Ah! 13-15. Ma sta già bollendo. Guarda che io l'ho fatto andare, Sono una donna di casa. La numero uno, Samara Alejandra Tramontana. Finito, Luchino. Va bene? Oh, possiamo sederci a tavola? Sì. Sì, cosa? Il formaggio? Formaggio! Subito! Luca! Subito! Ma che ho cucinato io, guarda! Cos'è? È pure nuovo! Allora... Che formaggio è? Grana Padano Riserva. Ok, riserva. Vai, prego! È perfetto questo! Prego! Ce la facciamo? No! Tieni! Okay. Mi fai nervosire! Tieni! Ma è già ma è rotto, ma... Ah, perfetto! Ma guarda che se no... Ma... Veramente una roba oscena. Una Oddio. Roba oscena. Allora, la letta a me, questa è la mia. Ok. Cosa fai di più? Ma abbonda. Veramente? Abbonda. Oh, abbonda? Luca, ma stai basta. Dai, Lu, veramente. Questa qua non è pasta e formaggio, è formaggio con un filino di pasta. Basta, ne metto ancora un po'? Un pochino. Posto, ok, basta. Sì. Tieni. Grazie. Ah, abbondi anche tu, eh! Ah, attenzione! Luchino? Allora. Vai. Posso dirti... è forse la miglior pasta al pesto che abbia mai mangiato. Dai Luca, dì la verità.
Dai, tra le ultime 10 pasta al pesto che ho mangiato. Dai, no, dai, è buona, Lu. No, allora, se ti devo fare la top 3 delle ultime 3 paste al pesto che ho mangiato, è sul podio. Oh, ma di 5! È una cosa brutta quella che hai detto? E top 3 sul podio vuol dire che sei terzo. No. Beh, mangia. Buon appetito! È buona, eh. Ecco, Luchino, è arrivato il momento di andare. Grazie di tutto, è stata grazie una bella giornata. Grazie Luchino, ti voglio tanto bene. Anche io tanto. Ciao. Sì, ma figa, devo prendere tutte le robe. Oh, ma tu ti lamenti sempre, inizio video, fine video, non cambi mai, eh. Buonanotte.